martedì. Oggi è martedì. Cinema 2x1. Che bel risveglio, mi sono ricordata questa cosa. Noi stiamo facendo colazione con lo yogurt ai mirtilli, con sopra mirtilli, banana e granola. Com'è? L'hai già assaggiato? Sì, molto buono. Questo yogurt non l'avevamo mai preso. Qual è? Ah, quello è Santa Clara, vero? Santa Clara. Allora, Gemmine, Cesare è appena uscito per andare in palestra. Io oggi passo perché la casa è sporchissima. Non potete capire quanto è sporco. Guardate tutto il veleno con le pedate che ha fatto ieri il signore. Cioè, guardate bene. È sporchissimo, veramente. Devo pulire tutto, tutto, tutto. Devo anche lavare alcuni piatti e bicchieri che stavano nelle angoliere, perché i cassetti li abbiamo tolti, ma le angoliere no, quindi devo anche lavare un sacco di piatti e di cose. Devo mettere in carica tutte queste batterie, guardate quante batterie mi fate usare. No, al contrario, mi sbaglio sempre. Sembra che non vloggo mai, ma in realtà guardate quante batterie che ho consumato. Questa che ho appena messo nella macchinetta è l'ultima batteria rimasta con carica. E comunque faccio anche vedere nel frattempo, vi appoggio, anzi mi siedo da quest'altro lato perché sennò sono sempre contro luce. Sediamoci qui con il mio cuscino I don't give a guac. Questo ancora non ve l'ho fatto vedere perché fa parte di un ordine di, mi pare, Rose Gall, che ancora non mi è arrivato completamente, quindi io non so mai se farvi vedere le cose a pezzi, perché questi benedetti siti cinesi mi arrivano le cose veramente a pezzi, una cosa ogni settimana, un altro po', e poi io le incomincio a usare le cose, tipo la carta forno l'ho già usata, questo cuscino l'ho già messo da un sacco di giorni sul divano, quindi probabilmente quando vedete il video haul l'avrete già visto, però insomma. E se le accatasto poi tutte da una parte me le dimentico, e quindi vabbè. Comunque vi volevo far vedere alcune cosine che mi sono arrivate in Italia, tanto per cambiare dalla piattaforma di Octoly. E allora vi faccio vedere un po' di foto. Mi è arrivato lo struccante, oddio, ho urtato il ginocchio contro il tavolo, mi sono fatta malissimo. Mi è arrivato questo struccante di Clinique, che è tipo in crema, credo, e si prende un po' di crema e si applica e si scioglie il trucco. E questa qui è stata super di moda l'anno scorso, infatti la conoscevo già, però non avevo avuto l'opportunità di provarla. E eccola qui, mi hanno mandato la foto dall'Italia, non vedo l'ora di provarla. Si chiama, credo, Take the Day Off, qualcosa del genere. Funziona su tutti i tipi di pelle ed è per occhi, viso e ciglia e anche labbra, quindi strucca completamente tutto quanto. È praticamente un balsamo, quindi dice di massaggiare il balsamo sulla pelle asciutta con l'aiuto dei polpastrelli e massaggiare delicatamente, rimuovere con una salvietta, una velina oppure risciacquare con acqua tiepida. Poi mi è arrivato un pacchetto da MAC che è il Prep più Prime Fix più Refreshing Hydrating Set Makeup. Ci sono, credo, in 4 profumazioni: originale, lavanda, cocco e rosa. Ora non sono sicura di quello che mi abbiano mandato, cioè della profumazione, però qui dice a shooting blend of chamomile, green tea and cucumber, vitamin and mineral rich. Il nostro spray idratante preferito è un vero cult che si ammanta di una nuova veste deliziosa con 4 fragranze permanenti: rosa, lavanda, cocco e il nostro aroma originale, una fragranza silvestre agli aghi di pino. Acqua, vitamine, estratti benefici. E questo qui è il pacchettino, questa è la confezione. Eccole qui, anche queste non vedo l'ora di provarle. Aspettate che vi dico qualcosina in più andando su Octoly. Sono degli idratanti refreshers, costano 18,50 euro. Mi hanno mandato anche una crema contorno occhi di Origins, adesso vi faccio vedere la foto, e questa è rinfrescante
illuminante e di puff, cioè elimina il gonfiore. Questa dovrebbe costare, il prezzo consigliato è di 29,50 euro, e dice: risveglia le pelli stanche con i nostri trattamenti energizzanti ginseng arricchiti con chicchi di caffè e Panax ginseng per restituire alla pelle tutto il suo splendore in un attimo. Ingrediente attivo: caffè. Consigliato per pelli secche, normali e miste, quindi tutti quanti i tipi di pelle. I prodotti Origins sono reperibili nei nostri negozi, recentemente aperti a Milano, in via Torino 51, e Roma, stazione Tiburtina. Ah, stazione Tiburtina! E in esclusiva nei punti vendita Sephora. Ok, quindi crema, contorno occhi, e è questa qui. Ok, quindi non vedo l'ora di provare questi prodotti. Come sempre, voi fatemi sapere se per caso avete già provato qualcuno di questi prodotti che vi ho mostrato, così so già cosa aspettarmi. E niente, adesso io mi metto a pulire tutta casa, poi dopo mi farò anch'io una routine di... c'ho un sacco di peli, c'ho un sacco di nodi nei capelli, poi mi farò anch'io una routine di... tipo di palestra, insomma. Oggi dovrei fare 10 minuti di addominali e poi ieri ho fatto gambe, quindi forse qualche squat o qualcosina, insomma, per il sedere, che fa sempre bene. Poi domani andrò insieme a Maribel e mi tocca di nuovo gambe, mi sa, e venerdì andrò a fare la parte alta, quindi le braccia. Questa settimana ci vado solo 3 volte perché, insomma, ci sono un pochino di cosine da fare. E niente, quindi adesso vado, poi ci riaggiorniamo tra un pochino. Eccoci qua, gemmine, finalmente ho pulito tutta casa, ho fatto scopato, 2 passate e scopato di nuovo. 2 passate di chi? Di... Di ah vabbè, 2 passate. 2 passate! 2 passate di nuovo. Di... Mocio. Mosh. E adesso stiamo mangiando, tra un po' andremo al cinema, ovviamente. 2 per 1, martedì. E ho fatto un omelette con dentro funghi e zucchine, e nell'omelette ci sta un sacco della nostra menta. Wow, si sente. Io ho messo un po' di salsa, questa qua barbecue, whisky maple. Oddio, è buonissima. Di quel nerino là, guardatelo, è un... Io metterò metà Rufus ketchup, perché lo sapete che mi fa impazzire l'uovo col ketchup, e l'altra metà un po' di barbecue. Buona? Cosa, non è amante delle omelette? Ogni volta che faccio la metto fa... Mi avete visto? Ha fatto... Mangiabile. Come mangiabile? Che cattivo. No, è buonissimo. Eccoci qua pronti, gemmine. Non mi sono truccata oggi per andare al cinema, tanto è buio, non mi vede nessuno, vero? No make up day. Mi porto il maglione perché al cinema fa sempre freddo. Siamo pronti anche con le nostre barrette. Quella di Cesare è più energetica, c'è anche la proteina, la mia è più dietetica. Adesso le metto nella borsa, così facciamo merenda al cinema, perché non riusciamo, è veramente impossibile stare al cinema senza sgranocchiare qualcosa. Quindi invece di prendere i popcorn, almeno mangiamo le barrette, che sono un po' più leggere, dai. E andiamo, oggi andiamo a vedere un film messicano di un attore che mi piace un sacco. Secondo me potrebbe essere un po' l'equivalente dei film di Carlo Verdone, secondo te? Un po', vero? Diciamo che è un po' il Carlo Verdone messicano, perché fa dei film bellissimi e super divertenti. Questo film che stiamo andando a vedere, l'hanno fatto vedere anche negli Stati Uniti, sì. Ha rotto i record di Avengers. Davvero? È stato più visto di Avengers. Mazza, infatti oggi le sale sono pure piene, abbastanza piene, dobbiamo sbrigarci, sennò non troveremo posto. E niente, quindi andiamo, dopo vi faccio vedere com'è, dopo vi dico anche il nome. Eccoci qua, gemmine, Cesar sta andando a prendere la sua solita salsina sriracha. Noi siamo tornati dal cinema, il film era troppo bello, questa volta ho pianto solo 2 volte. Di solito nei film romantici piango più volte, solo 2 volte, dai, ci sta. E comunque ho fatto una buonissima cenetta, infatti sto morendo di caldo perché fa caldissimo oggi, stavo lì ai fornelli. Ci aiuti? Sì, ho fatto la zucca spinosa messicana con le crepe, che sono integrali, quindi con farina integrale le ho fatte, e dentro
scusa se metto il dito nel tuo piatto, ci ho messo il pollo con il peperoncino affumicato, cipotle. E Simon mi sa che lo sa. Vero, Simon? Per il cipotle, Simon? Vai lì nel tuo cuscino, Simon. Oddio! Amore, quasi faceva cadere il tuo computer, Simon, eh? Gli si è incastrato il piedino nel filo. Vai lì nel tuo cuscino, Simon. Vai lì. Adesso ti do un pezzettino. Gli ho lasciato altro pollo lì, che senza piccante. Qui? Te lo sei mangiato! Chi io? Tu. Aspetta, fammi toccare, hai toccato. No, non è vero. Ecco l'allarme. Nel video che abbiamo messo l'altro giorno si sente l'allarme tutto il tempo. Il video quello della Zen Pop o della Tokyo Trip, qual era? Non mi ricordo. Penso che per via degli sbalzi le allarme dei negozi qua circostanti partono. Quindi vabbè. Comunque adesso mangiamo e ci vediamo ancora Westworld. Abbiamo trovato la seconda serie e quindi adesso ce la vediamo. Vi abbiamo dato la buonanotte con le crepe e vi diamo di nuovo il buongiorno con le crepe. Ne erano rimaste tre, quindi Sasa sta facendo il suo casino. Io l'avevo fatte sane e ovviamente ci sta spalmando la Nutella sopra, ci ho messo un po' di burro d'arachidi dentro, ma non tanto, e un po' di banane e un po' di miele, e sopra la cannella. Guardate che carine. Sono venute proprio buoni comunque le crepe integrali. Ho usato la stessa ricetta che uso per le crepe normali, solo che ho messo la farina integrale e non ho messo il burro. Sai perché oggi? E poi ho fatto il latte al caffè. Vuoi usare la Nutella? Perché? Perché, a parte, guarda come sto, scusa. Mi sono pesato ufficialmente oggi. Ho perso, da quando ho iniziato a fare dieta e palestra, 15 kg. Sì, Cesare, dimagrito un po' troppo, quindi... 15 kg oggi, quindi... Festeggiamo con la Nutella. Certo. Però anch'io. Sì, tu sei scesa 6 kg, credo. Più o meno. Quindi anch'io posso aggiungere un po' di Nutella alle mie crepe? No. E Simon le può aggiungere? Simon ha fatto cadere il mocio lì, guardate che casino. È stato Simon. Comunque adesso facciamo colazione con le nostre crepe. Vediamo un po' com'è. È buona anche senza Nutella. Sì, è molto buona. Però è più buona con Nutella. Ah, certo. Cesare è tornato dalla palestra, tutto nudo. Io ho fatto palestra in casa oggi e ho preparato questo buonissimo pranzetto. La zucchina spinosa come quella di ieri sera e poi due toast con l'avocado. Uno con avocado e pomodoro e l'altro con avocado e uovo. Ti piace? Guarda un po' che bel piattino colorato. Quindi adesso pranziamo e buon appetito. Ok, Gemmine, allora noi siamo appena tornati, siamo andati a comprare qualche altro vasetto perché abbiamo il basilico, la menta e l'origano fresco che sono poverini senza vaso e quindi prima che muoiano siamo andati a comprare altri vasetti simili a questi qui che avevamo già, che stanno qui sul tavolo, solo che quelli che abbiamo preso sono leggermente più grandi ma di poco, e abbiamo preso questi. Siamo andati proprio al mercato artigianale messicano. Quello più grande l'abbiamo preso per l'ibiscus. Attento a non farlo cadere. Però è un po' diverso da questi piccolini. L'abbiamo preso. Dai, attento! Abbiamo preso questo, un po' diverso ma simile. E il terzo, questo qui. Quindi questo, questo e questo sono simili ma sono tutti diversi perché appunto sono dipinti a mano. Questa è la ceramica, quella tipica messicana. Questo qui è uguale ai nostri piatti, se ci fate caso, infatti l'abbiamo preso nello stesso negozio, però è un vaso perché c'è il buco sotto e sopra è anche fatto tutto così. Quindi adesso qui metteremo l'ibiscus, in questi tre più piccoli metteremo le piante aromatiche e poi abbiamo comprato un'altra cosa
Non dico che è una pazzia, più che altro forse un po' una stupidaggine, ma era troppo carino e non abbiamo saputo resistere e abbiamo comprato questo, sempre nello stesso negozio. Oddio quanto scotch ha messo la signora. Non c'è un coltello? Ok. Indovinate cos'è? È un animale tipico messicano, fatto e decorato con la ceramica tipica. Un chihuahua, guardate che carino! Dai, è troppo carino! Troppo bene, guardate! Troppo bene! Oddio, mi sta dando un bacino! Guardate quanto è bello! La nuova mascotte! Questo ce lo proveremo a portare in Italia! Ora siamo un cagnolino! Ti piace, amore, il tuo nuovo amichetto? Vediamo, tu fai l'abbaio, io lo muovo. Sì, guarda, mi volevi usare il sedere, guardalo. Che stupido. Andiamo a mettere per terra. Il sedere, guarda. Sai, amore. Sai, ma c'è qualcosa che non va. Oddio, glielo sta leccando. Come gli fai i cani veri? Chi è, amore? Chi è? Chi è questo cagnolino? Che cavolo stai facendo, dai? Chi è questo cagnolino, amore? Eh? C'è qualcosa di strano? Noti qualcosa di strano? Oddio, che carino, amore! Pensa che... Guarda, ti arrabbia davvero! Ma guarda, amore, è finto! Non lo vedi che è finto? Non lo vedi che è finto? Mi sta scodinzolando, guardalo! Lo sta leccando, guardate! Che cosa, dai, amore, chi è, amore? Chi è? È scemo, sì, lui! Chi è, amore? Chi è? Cagnolino vero? O no? Nuovo fratellino per Simon! Si è seduto. Questo lo possiamo pure mettere fuori insieme ai baci, secondo me, vero? E lì continua ad annusare il sedere. Vediamo, non sa di sedere quel coso, dai. Forse gli sembra strano. Comunque è troppo carino, vero? Cioè, anche a te mi è piaciuto tanto. Amore, adesso piantiamo le piantine, dai. Ci aiuti, Simon? Ed ecco fatto. Perfetto. Vero, amore? Perfetto, vero? Non abbiamo tappato, no. Ma io ho portato anche il metro. Sì, questo è bello. E c'entrava, scusa, col metro. Vabbè, bisogna solo togliere un po' di terra. Ce la faremo. Allora, il nostro hibiscus l'abbiamo messo qui, siamo riusciti alla fine, c'è entrato. Questa sedia la vorrei dipingere di bianco e fargli un po' di ghirigori messicani, vediamo un po' cosa mi viene in mente. Ora la sedia sta innaffiando, qui abbiamo messo sulla scala
tutte le altre piantine. Abbiamo un po' esagerato perché guardate, fino là sopra ce ne abbiamo un po' troppe. Dovremmo prendere altri vasi, però il problema è che di questa grandezza la signora ci aveva solo questi, cioè ce n'aveva altri due uguali a questo, però era un altro giallo che non mi piaceva, però comunque erano molto simili, quindi ce n'aveva solo 5, noi ne abbiamo comprati 3, gli altri due non mi piacevano, quindi potremmo andare in qualche altro posto. Però sono molto carini, guardate, l'origano fresco ci sta proprio bene lì. Penso che è quello che c'è stato meglio. Sì, perché le altre due, guardate, il basilico e la menta, eccola qui, sono un po' troppo alte le piantine. Invece l'origano fresco è bello largo e basso, come il vaso. Quindi stanno bene. E l'ibiscus lì. Wow, quanta acqua che gli dai. Ora sì che stanno bene. L'acqua al tramonto alle piante piace. E io nel frattempo stavo provando qui a giocare un po' con il cagnolino, a vedere come metterlo. Però abbiamo anche questi altri due. Vabbè, questo sta morendo, però il vasetto è carino ancora. Prima ce l'avevo tutti e tre qui, i tre vasetti. Stavo provando così, che ne dite? Il cagnolino con un vaso o il cagnolino da solo? È un po' poco forse. Cagnolino e sottopentola a forma di cactus. Oddio, qua mi sto bucando il gomito nel frattempo. Non so. Voi che dite? Queste sono le opzioni, come le compongo. Così non mi dispiace. Oppure così. Con la piantina sopra. No, però poi dopo questo mi serve, quindi non ci possono essere le cose sopra. Ok, io ho fatto per cena questo buonissimo macinato con pezzettini di jicama. Questo è un piatto più o meno messicano che ho un po' rivisitato, infatti si chiama piccadillo, ma noi lo chiamiamo il francidillo, perché questo è a modo mio. Adelanto. Wow, che bella foto del prossimo... Adelanto. Che ci dice? Adelanto del prossimo. Ma che stai a dire? Come si dice? Anticipazione. Anticipazione del... Spoiler. Del prossimo... Prossimo... Ancora. Delle prossime stories di Cesar. Instagram. Quindi andate sul profilo. Simon comunque sta cercando disperatamente suo amico cagnolino e non lo trova più. È vero, amore? Ti manca? Dopo te lo metto un po' a terra così lo annusi, ok? Dai, buon appetito, qui ci sono le tortilla scalde. Allora, Gemmina e noi abbiamo finito di mangiare e stiamo giocando con Simon, che continua a pensare che il cagnolino che abbiamo comprato, che adesso sta dormendo, continua a pensare che sia vero. È troppo buffo ed è gelosissimo. Guardate, se io vado ad accarezzare l'altro cane, lui subito viene. Chi è questo cane nuovo, Chi è questo cane nuovo? Chi è? Guarda! Sta dormendo! Mi continua ad annusare il sedere, Simon. Guardate. Guardate come lo vuole. Simon? Chi è? Si è svegliato! Si è svegliato, guarda! Guarda come scodinzola! E poi cerco di annusargli la codina a Simon con il cane. E Simon non se la vuole far annusare! Ti vuole annusare, Simon! Guarda! Ma che cavolo fa, Simon? Che dico? Guardalo! Ma non sente che non c'è nessun odore di cane, scusa? Mi manca un amichetto, poverino. Amore, vuoi un amichetto? Guardate com'è geloso, guarda! Mi toglie la mano e si mette lui! È il suo turno adesso, è il suo turno di essere accarezzato.
Va bene, con questa stupidaggine noi vi diamo la buonanotte e vi salutiamo, che questo vlog sta venendo lunghissimo come al solito. Speriamo tanto che vi sia piaciuto, che vi abbiamo tenuto un po' di compagnia, e noi ci vediamo nel prossimo vlog. Vi mandiamo un bacione! Vi mandiamo un bacione! E ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao! Di buonanotte, Simon! Di buonanotte! Anzi, il nuovo cagnolino dice buonanotte. Buonanotte!